Signore sia con voi. Celebriamo l'Eucaristia rendendo grazie al Signore per il dono della vita e preghiamo per chi è stato meno fortunato di noi sotto tanti punti di vista. Preghiamo per la figura della donna oltraggiata, sfruttata, perseguitata, violentata. Preghiamo soprattutto per le donne che sono morte anche per questo motivo, per queste intenzioni. Chiediamo al Signore l'aiuto e la protezione, invocando su noi, sul mondo intero, la sua misericordia. Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, dal
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: osservate la pianta di fico e tutti gli alberi. Quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Parola del Signore. Assisti con il tuo spirito il pastore della Chiesa. Sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e giudichi e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Noi ti preghiamo. Ascolta Gesù. Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongano al servizio del bene comune e non per un regale presso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti preghiamo. Ascolta Gesù. Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell'angoscia. Con umiltà di spirito accolgono la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo. Ascolta Gesù. Accompagna noi qui riuniti, docili all'insegnamento del Maestro, ci sia dato di servirlo nei fratelli in umiltà e purezza di cuore. Noi ti preghiamo. Ascolta. Thank you.
E veramente cosa vuole giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria. San Giuseppe suo sposo,
con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, l'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Thank you.
non permettere che ci separiamo mai da te, fonte di ogni bene, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione, permettetemi di ringraziare chi ha voluto, ha pensato e organizzato questa memoria, questo ricordo, questa celebrazione della Santa Messa, pensando alle vittime di queste donne, a quale andrebbe veramente un applauso, perché, ecco, vivendo questo momento difficile della loro vita, sono stati degli eroi, degli eroi. Hanno subito alcune volte anche in silenzio e hanno portato avanti i figli e le famiglie. Veramente che Dio li benedica. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Su una donna. Un brutale femminicidio. La 28enne aggredita con l'acido. Fare quella relazione burrascosa. Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire. Cambia le tue stelle se ci provi riuscirai. E ricorda che l'amore non ti spara in faccia mai. Figlio mio, ricorda bene che la vita che avrai non sarà. Per sentirsi grandi, questi uomini hanno bisogno di sottomettere le proprie compagne, che siano mogli o fidanzate, e lo fanno con la violenza psicologica o con quella fisica.
a volte con quella sessuale e anche con quella economica, perché le facce della violenza sono diverse. Ok, si c'è che è venuto.
Anche in cerchio, sì. Ci portiamo dal di mezzo alla strada. Un po' di frasi da leggere, se c'è qualche volontario. Assessore. Violenza. Sempre. La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. L'amore non alza le mani, ma ti prende per mano. Parla, grida, urla, non subire in silenzio. Una donna non dovrebbe mai difendersi da chi ama.
collaborare e ricordare momenti così duri. Grazie anche a voi, grazie. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Incontriamo il sindaco di Bonefro, Nicola Giovanni Montagano. Tanta sensibilità da parte dell'intera comunità nell'organizzare ancora una volta un'iniziativa significativa. Sì, come ogni anno l'amministrazione comunale ha inteso dare una testimonianza di questo che è il fenomeno assolutamente inaccettabile della violenza contro le donne, e la messa in suffragio prima e la fiaccolata poi con la collaborazione della Proloco sono proprio un momento, diciamo così, simbolico per dare conto di quello che deve essere il nostro impegno quotidiano contro questo fenomeno, contro la violenza che viene esercitata contro le donne, i femminicidi, ma più in generale contro quei fenomeni che dobbiamo anche nel nostro piccolo, nella nostra comunità, combattere. E la panchina rossa è un altro dei simboli che ci danno una testimonianza quotidiana e ci ricordano quale deve essere l'impegno all'interno della comunità affinché questo non accada. Sindaco, le iniziative sono tante, non solo a Bonefro, ma quanta consapevolezza c'è rispetto a questo tema per ogni generazione, anche dai giovani? È un tema assolutamente stringente. Ogni giorno, possiamo dire, ascoltiamo notizie di tragici episodi e le varie iniziative messe in campo, il codice rosso e quindi quello che viene posto in essere contro questo fenomeno non ancora riesce a interrompere la violenza che viene esercitata contro le donne, e dunque parlarne, essere qui in queste occasioni significa anche immaginare quali possono essere le azioni comuni per uscire da questa triste spirale che riguarda le donne. Ma più in generale questo è quello che poi ci chiama anche dal punto di vista della formazione, e rivolta naturalmente ai più giovani e a tutti coloro che hanno un ruolo nel combattere questo fenomeno della violenza contro le donne. La Proloco, la sorgente di Bonefro, ha fortemente condiviso, sostenuto questa iniziativa. Noi siamo con il presidente Luigi Vaccaro, un impegno che coinvolge ogni generazione, soprattutto i più giovani. Sì, noi come Proloco teniamo molto a mettere in evidenza tutte le caratteristiche culturali che anche noi giovani dovremmo avere. E la nostra premura, appunto, creare eventi che mettano in risalto qualunque sia il contenuto. A maggior ragione questa contro la violenza sulle donne è particolarmente sentita, anche perché ogni giorno tramite telegiornali, internet e tutto il resto, insomma, veniamo a conoscenza di spiacevoli accadimenti. Quindi noi ci teniamo molto a rimarcare queste debolezze della nostra società e ci impegniamo a sensibilizzare tutti. Questo dimostra che anche da una piccola, piccolissima comunità può arrivare un messaggio forte e significativo. Sì, la comunità è piccola, ma ciò che conta credo che siano maggiormente le persone, perché poi è da lì che si parte per creare qualcosa di più grande. Un invito allora sempre a partecipare e a condividere nuove iniziative. Sì, un invito a non mollare, a resistere, soprattutto in questi piccoli borghi.